Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi, oggi andremo a fare un buonissimo pesto di zucchine e mandorle, buonissimo, velocissimo da fare. E ci divertiremo a farlo con il bimbi. E chi non c'è il bimbi, ovviamente, può usare un frullatore, è indifferente, ok? Allora, iniziamo a inserire 450 g di zucchine che io ho lavato e ho tagliato a pezzettini. Una volta che abbiamo inserito le nostre zucchine, adesso andremo a inserire 60 g di mandorle, 60 g di parmigiano. Se poi non volete tutto parmigiano, potete anche fare 30 g di parmigiano e 30 g di pecorino. Se volete, è facoltativo mettere l'aglio, a me non piace perché risulta molto pesante. 100 g di olio extravergine di oliva. E un 6-7 foglie di basilico. Fatto questo, mettiamo a fuoco perfio. Velocità 10, ragazzi, e il gioco è fatto. Ebbene, ragazzi, il nostro pesto è pronto. Non vi ho detto quanti secondi l'ho fatto stare, 30 secondi, velocità 10. E non subito si è fatto il nostro pesto alle zucchine e mandorle. Detto questo, spero tanto che anche questa ricetta vi sia piaciuta, veloce veloce. Ovviamente la pasta la decidete voi, io farò spaghetti con pesto di zucchine e mandorla. Niente, non mi resta che salutarvi alla grande, un bacio grande e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!